Lega 2, playoff, promozione in Serie A, ultimo atto di fronte Pesaro e Pavia. La serie comincia stasera all'Adriatic Arena di Pesaro. Colpo d'occhio eccellente per questa serie. Più di 7.000 spettatori, in buona parte vestiti di bianco e di rosso, come ha chiesto e ottenuto la società pesarese, distribuendo anche apposite magliette. Una serie che sulla carta ha una favorita naturale ed è la Schiavolini Sparo Pesaro, che arriva a questa finalissima imbattuta, 6 vittorie negli altri confronti di playoff, è imbattuta considerando anche i playoff dell'anno scorso in B1 da 13 partite consecutive nell'off season dei campionati di basket. Ma attenzione a Pavia, che è passata attraverso una serie sicuramente pesante dal punto di vista fisico ma esaltante dal punto di vista del morale, eliminando alla quinta partita gli Esi 3-2, come forse sapranno quelli che l'hanno seguita attraverso Rai Sport Satellite. Buonasera Marco Bonamico, abbiamo detto del colpo d'occhio, abbiamo detto anche, o meglio lo diciamo adesso, dei problemi fisici che interessano alcuni giocatori importanti di tutte e due le squadre. Morri con la febbre, forse con una caviglia un po' in disordine per Pesaro, i problemi fisici di Bagnoli, di Moreau, di Stanic e di Gergati per Pavia, ma queste sono le partite in cui si dimenticano tutti gli acciacchi. È proprio così, Max, qui conta tanto il cuore, la concentrazione e la voglia di esserci. Questa sicuramente Pavia ce l'ha sulle ali di una semifinale vinta con Iesi, dall'altra parte la favorita naturale di questa finale, come hai detto, Pesaro che però è ferma dalla semifinale con Rimini risolta in 3 partite. Certo ha avuto possibilità di riposare, però gli manca sicuramente il campo. Saranno decisivi questi primi minuti che andremo a gustarci per vedere se Pesaro, come pensano tutti i 7.000 che sono qui e come penso anch'io, sarà pronta per giocare questa finale che si annuncia bellissima, come sono state bellissime e entusiasmanti le semifinali. Con l'aiuto di Carlo Gigliotti avete visto nella copertina preannunciati alcuni dei duelli chiave sicuramente di questa sfida di finale. Questo è il tabellone con il cammino delle due finaliste, vedete Pesaro 3-0 con Ferrara e 3-0 anche in semifinale con Rimini, 3-1 per Pavia contro Soresina e poi il 3-2 in semifinale contro Iesi. Pavia che è seguita qui all'Adriatic Arena da un nutrito gruppo di sostenitori che cercheranno ovviamente di farsi sentire di fronte ai 7.000 supporter pesaresi. Stanno entrando in campo i protagonisti delle due squadre. Pesaro con Pavia con Moreau numero 4, Stanic numero 6, Truccolo numero 8 e Zugu con numero 9, Gergati con numero 10, Gatto numero 11, Vil numero 12, Basei numero 13, Simone Bagnoli con numero 15 e Garzia con numero 18. In panchina un pesarese, Giancarlo Sacco, anche se da qualche tempo ha spostato la residenza qui vicino, ha allenato la Schiavolini Pesaro a metà degli anni 80 in Serie A, portandola anche vicino a uno scudetto. È stato vicino allo scudetto poi con Varese, finale persa proprio contro la Schiavolini all'inizio degli anni 90, ha saputo risollevare Pavia che era arrivata a un passo dal baratro quando si era già a metà della stagione regolare. Entrano in campo quelli di Pesaro, eccolo qua Giancarlo Sacco, il coach dell'Animes Pavia. Pesaro con numero 4 Montonati, numero 6 Mauro Morri, numero 7 Tomassini, numero 9 Fulz, il numero 10 Carton Myers, l'incognita di questa finale. In quali condizioni Carton potrà affrontare questa sfida di finale? Con numero 11 Hicks, con numero 14 Podestà, con numero 15 Dzukauskas, numero 18 Rodney White e numero 20 Luigi Dordei, accompagnati come al solito dall'Ape Andrea. L'allenatore è Alessandro Ramagli, sua la battuta più bella della settimana. Sì, è vero, non giochiamo da un po', ma non è che in questi giorni siamo andati alle Maldive, abbiamo lavorato. Arbitrano Maurizio Pascotto, Massimiliano Barni, Emanuele Aronne. Stand by, quarto arbitro per la finale di Lega 2 previsto, e c'è Alessandro Terreni ai bordi del campo. Maglia bianca per i padroni di casa, maglia rossa per Pavia, ma attenzione perché all'Adriatic Arena arriva un ospite illustre, il centrocampista del Milan e della Nazionale, Massimo Ambrosini, grande tifoso della Schiavolini Spar Pesaro, e con lui arriva la Coppa dei Campioni di calcio che il Milan ha conquistato 4 giorni fa nella finalissima di Atene contro
il Liverpool. L'applauso di tutti, anche dei tifosi di Pavia. Infatti io credo che questo sia uno dei rari casi in cui arriva una coppa vinta dal Milan e tutti applaudono, ci sarà sicuramente qualche interista. Ma... E Ambrosini, che vedete, sollecita l'urlo dei tifosi. Una bella iniziativa questa di portare qua Ambrosini, che ha accettato, tra l'altro, insomma, il campionato è finito oggi per il Milan, portandosi dietro la Coppa dei Campioni. Ambrosini è un tifosissimo, l'estate scorsa è stato anche ai playoff dell'NBA insieme con la famiglia Vellucci, che è quella che gestisce adesso insieme con Walter Scavolini il club pesarese. E anche questo serve sicuramente a creare coinvolgimento, atmosfera intorno a questa partita che comincerà fra pochissimi minuti. Veramente uno spettacolo eccezionale di folla con queste magliette bianche e rosse intorno al rettangolo dell'Adriatic Arena. Insieme alla Coppa dei Campioni c'è anche la Coppa, che verrà distribuita poi, è quella che premia i vincenti del campionato di Lega 2. Adesso concentriamoci su quanto accade in campo, cominciamo col vedere i quintetti, mentre Vincenzo Belli ci fa vedere anche la coppa del campionato di Lega 2. Non dovrebbero esserci sorprese nelle scelte iniziali per i due allenatori. Per Pesaro c'è sempre il dubbio se Ramagli preferisca partire con Zukauskas o con eventualmente Fulz in quintetto. Staremo a vedere se sceglierà un quintetto più basso, un quintetto più poderoso fisicamente. Dall'altra parte non dovrebbero esserci sorprese con i classici 5: Stanic, Moreau, Will, Gatto e Zugu. Però adesso tra poco ci toglieremo il pensiero. Qui Alessandro Ramagli, il condottiero della Scavolini Spar Pesaro. Anche Pesaro ha cambiato allenatore in corso d'opera. Ramagli al posto di Calvani ha disputato una prima fase sufficiente, lottando soltanto per un po' per il primissimo posto, poi dopo ha mollato decisamente, sorpassata oltre che dalle tre grandi del torneo anche da Soresina, però probabilmente ha fatto la scelta giusta considerando quello che è stato poi il suo cammino nei playoff e considerato anche che si è tolta, perdendoci all'ultima giornata in casa, una potenziale rivale difficilissima, vale a dire Rieti, che ha vinto con quella vittoria direttamente il campionato. 203 panchine nella massima serie per Ramagli, quasi più di 450 per Sacco, stiamo parlando delle cifre del massimo campionato. Eccoli i quintetti, confermato quello di Pavia: 4 Moreau, 6 Stanic, 9 Zugu, 11 Gatto, 12 Will. Dall'altra parte entrano sia Fulz che Morri, quindi avremo sia Morri numero 6 sia Fulz numero 9, poi c'è Hicks con numero 11, Podestà con numero 14, Rodney White con numero 18. E dovrebbe essere Fulz a occuparsi di portare la palla, mentre Mori potrà giocare come guardia. Dipenderà però molto anche dalle situazioni che si verranno a creare in campo. Certamente questo inizio di Ramagli vuol dire che tiene molto a controllare il ritmo della partita. Ricordiamo che Mori è reduce da un attacco febbrile negli ultimi giorni. Pavia si è allenata direttamente qui a Pesaro, dovendo scontare, come spesso le è accaduto negli ultimi tempi, l'indisponibilità del Palasport di via Treves, occupato da altre manifestazioni. Si comincia quindi, prima palla per Pesaro con White, che consegna direttamente a Mori. Sarà difesa individuale per Pavia con Stanic, che va subito ad aspettare il palleggio di Mori, prova a salire verso la palla, eccolo che riceve White, va a giocare spalla a canestro contro Gatto. Mori, 8 secondi per il tiro. White proverà a partire contro Gatto, no, prenderà il tiro dal posto sbagliandolo, rimbalzo di Moreau. Stanic, vediamo se decide di spingere subito Pavia, vede un buco Stanic, prova a tenerlo Fulz, si smarca bene Stanic per proseguire Gatto, poi la palla nelle mani di Jeremy Will, decisamente rinato dopo l'inizio di stagione non positivo a Novara. Ezzugu nel vivo dell'area avversaria, duello di muscoli con Podestà, i passi di Ezzugu. È stato costretto a girarsi sul lato destro, cosa che non gli è abituale. Vedete, vorrebbe andare a sinistra, poi invece va a destra e commette passi. Il sostegno del pubblico di Pesaro con Mori, che va a cercare con un lob perfetto i primi due punti della partita, che sono di Michael Hicks. Segno il panamense.
La replica di Stanic, la palla gli viene toccata, l'intervento è falloso di Fultz probabilmente. E così è, primo fallo anche per Robert Fultz. Seville è rinato con la maglia di Pavia, bisogna dire altrettanto per Fultz che è arrivato a Pesaro quando ormai stavamo veramente agli ultimi due mesi di regular season. Ed è stato determinante nella crescita della squadra. Villa ad attaccare il canestro. Una, si apre un'autostrada nell'area di Pesaro, ma sai, il discorso di Fulz è diverso perché Fulz a Bologna, sponda Fortitudo, praticamente non ha toccato campo. Il palleggio di Morri, eccolo Fulz a prendere palla contro di lui, proprio la difesa di Will, lontano da canestro White, una delle chiavi della partita, fa proseguire X, 6 secondi per il tiro, Podestà va a giocare contro il Zugu e riesce ad evitare l'intervento del difensore, preso un po' di sorpresa stavolta. Sì, e Zugu ci ha anche provato mettendo un po' il corpo addosso a Podestà, ma niente da fare. Attacco Pavia, aperto da, e chiuso da Moreau, però male stavolta, rimbalzo di White, può spingere Mori sulla corsia di destra, ribaltamento a cercare Fulz dall'altra parte, White qui a difendere la palla, cerca di partire poi, l'arresto e tiro contro Gatto, ma è il secondo errore della sua partita. È buona la difesa di Gatto che lo costringe a prendere soluzioni dalla lunga distanza. Stanic, no look pass, ben sfruttato da Will. Questa è una delizia, questo passaggio di Stanic. Il re degli assist della Lega 2, 7 di media per partita, avrete capito il perché, anche se a volte magari ci può essere un po' di manica larga nel considerare due certe azioni. Spesso anche in trasferta. L'errore di Hicks, pulisce il canestro e Zugu. Cerca la pressione Fulz, Stanic si difende già dall'altra parte, non può attaccare Podestà, aspetta un taglio, trova smarcato Izugu, questo è un movimento che sa fare. Questo è il tiro di Izugu, avete visto come andando a sinistra si è coordinato bene e ha messo il mezzo gancio. Ed è vantaggio Edimes dopo 2 minuti e 50. Qui Will prova a stringere su Fulz che mette bene in movimento Podestà, bel gioco a due, parità. Sì, buona lettura di Fulz che ha dato la palla con i giri giusti a Podestà, vedete riceve, pur mettendo la palla per terra riesce a coordinarsi. Emanuele Podestà che è stata una colonna di questa stagione di Pesaro. Qui l'attacco di Moreau, c'è anche il fallo di X. Sì, d'accordo sul fallo, forse un po' meno sul fallo e canestro. Viene convalidata l'azione. Rivediamo. Vedete, il fallo è sull'arresto. Secondo me Stati Uniti sicuramente nel campionato NCAA o NBA sarebbe stato canestro valido, qui da noi un po' meno. Chiude il gioco da 3 punti Chris Moreau per il più 3 di Pavia. Sono anche i primi punti del giocatore che ha deciso insieme con Will gara 5 contro Iesi. White molto lontano dal canestro, ma Gatto gli lascia poco spazio, vedete, pressione con le braccia. 9 secondi per il tiro, vediamo cosa decide Morri, la finta di passaggio verso X che è marcato da un piccolo, poi riceve X, va a scivolare bene sotto canestro. Questo è puro fisico qui X perché è andato su linea di fondo e poi è saltato all'indietro. 4 punti personali, Stanic a cercare ancora Zugu, ma braccia abbassate di Morri. Così mima anche l'arbitro Barni, fallo del numero 6 maglia bianca. Stanic mette in difficoltà la difesa di Pesaro con le sue penetrazioni, si butta dentro e quando si chiude la difesa è bravo con gli occhi a cercare il compagno. E qui arriva l'azione fallosa. Impercettibile in effetti l'intervento di Morri. Stanic per questo nuovo attacco Edimes dà un'altra palla ben giocata per Zugu che stavolta si mangia il tiro. Io pagherei per giocare con Stanic. Se sei sveglio 8-10 punti li fai. Dall'altra parte sul ferro la conclusione di X, prova a correre Moreau, fa tutto il campo, cerca Will che ha smarcato, si alza per il tiro da 2, non lo mette, solo maglie bianche a rimbalzo, esce White con la palla. 4 minuti e 10 giocati. Fulz si alza, la finta di tiro, buon anticipo su Podestà da parte di Zugu. Stanic fa giocare Gatto, prova a metterlo in partita, Gatto importante finora in difesa, sbaglia la prima conclusione e Zugu sbaglia la seconda, alla fine esce X con la palla, occasioni importanti mangiate da Pavia, palla a metà campo di Stanic. Sì, Zugu ha voluto tirare al volo la palla che non aveva saldamente tra le mani su quel rimbalzo, però è stata anche sfortunata Pavia perché erano due ottime occasioni. È Gatto per sfruttarle queste occasioni, Sacco per sfruttare queste occasioni, manda dentro
Bagnoli al posto di Azugu, vedremo anche se sarà pienamente recuperato dall'infortunio a una caviglia che gli è capitato nel corso di gara 5 con Iesi, accompagnato sempre dai classici calzettoni, uno rosso e uno nero. Sì, però le scarpe questa volta sono in tinta con la divisa, ce l'ha fatta notare. Hicks esce dai blocchi per piazzare il tiro da tre che non va, rimbalzo solo maglie rosse, con palla che poi Gatto va a distribuire verso Stanic. Siamo a metà del primo quarto con Pavia avanti di 1. Chiama palla Bagnoli, va a giocare contro Podestà, la conclusione col gancio destro che però si spegne sul primo ferro. Era un buon tentativo, d'altra parte ha tirato da poco più di un metro Bagnoli, non c'era stato aiuto difensivo. Mori, qui c'è il buco, la chiusura di Bagnoli, ma c'è anche l'arrivo di Hicks, servito bene da Mori. Mori è bravissimo in queste cose, tiene sempre la testa alta quando va dentro, riesce a trovare i compagni sugli aiuti. Stanic contro Fulz, lo slalom, evita avventure contro Podestà, prova a mettere in movimento Moreau, il contatto con Hicks che vola via, rimane smarcato Stanic, da due, corto, rimbalzo di White. Percentuali basse in questo inizio per tutte e due le squadre. Pavia 4 su 10 addirittura, ecco, un paio di tiri. Attenzione a Mori in quella posizione perché lui può giocare, sa giocare pivot. Riapre per Fulz che sbaglia la conclusione da fuori, rimbalzo lo strappa Stanic su White. Corre verso la palla Will, Stanic si ferma, preferisce far giocare Will che va ad attaccare Fulz, linea di fondo, cerca uno scarico problematico, rimessa però ancora Pavia. E qui è andata bene a Pavia, era una situazione difficile. E infatti Sacco si è alzato decisamente dalla panchina anche per chiedere maggior concretezza ai suoi là sotto. Butta via, rischia di buttare via questa palla l'Edimes, recupera in qualche modo Moreau che poi va ad attaccare Morri. Chiuso lungo la linea di fondo, Moreau sbraccia e commette fallo. Poi vediamo. Impossibile, impossibile vedere da qui. Eravamo coperti, impallati da Morri. E attenzione al cambio per Pesaro. I primi minuti in campo per Carlton Myers. Dicevamo un'incognita, un campionato sfortunatissimo il suo, ha giocato la metà delle partite disponibili mantenendo sempre buone medie per la verità, ma ovviamente con poche garanzie sulle sue condizioni fisiche. Qui Podestà gira bene intorno all'uomo e mette il suo tradizionale gancio per il più 3 di Pesaro. Molto bene Podestà che sta facendo attacco per Pesaro. Bagnoli lontano da canestro, fa giocare Moreau, ancora contro Mori, lo salta bene stavolta Moreau e va su tantissimo per battere Podestà. Sono 5 personali per Chris Moreau e c'è anche una palla persa per la Schiavolini Sparo. Beh, era buona l'idea quella di servire il compagno X vicino a canestro da parte di Morri, però insomma la palla era un po' alta anche per lui che pure salta. Con molta calma Stanic, la maschera di Ramagli, a vedere quello che succede. Ancora Moreau in mezzo a due avversari, si inventa questa conclusione ed è bravo comunque a tentarla perché prende il fallo dell'avversario. Qui veramente ha dovuto inventare perché vedete si butta in mezzo e poi deve abbassare la palla, cerca in qualche modo di segnare, è anche fortunato a trovare il braccio di Podestà. Per Podestà il primo fallo della partita, qui Myers a colloquio con l'arbitro Barney, diciamo a farsi spiegare qualcosa o a cercare di convincerlo. Intanto Andrea qui dalle nostre parti. Lape. 2 su 2 di Moreau per il nuovo vantaggio Edimes. Morri cerca sotto canestro uno sbocco che non c'è, palla che finisce addirittura sul ferro, palla buttata da Pesaro. Stanic prova il cambio di ritmo, salta Morri, dà una buona palla per Bagnoli che la controlla, sbaglia il tiro però Bagnoli, peccato, ha sotto... preso coordinazione. Sì, però lì per sotto lui. Podestà è una roccia, gli ha alzato le mani davanti e gli ha dato fastidio. Attenzione a Myers, l'incursione, il fallo di Will, sempre pericoloso Carlton quando mette palla a terra in quel modo, imprevedibile nei cambi di direzione. Però il mio parere è che Pesaro non abbia ancora iniziato a giocare questa finale. Soprattutto White. Sì, non ha la tensione giusta secondo me. Vediamo se cambia qualcosa con Carlton. Qui buon anticipo di Stanic, buona rotazione difensiva su Podestà.
White in difficoltà contro la difesa di Gatto, ha sbagliato un paio di conclusioni. Pivil nuovamente a cercare Bagnoli, la chiusura di Podestà ancora una volta efficace, il rimbalzo lungo strappato da Myers su Moreau, apre il contropiede Myers, gioca con X, ha un po' di spazio, preferisce aspettare i compagni, poi vede il varco e si alza per il tiro da due. Myers prova a suonare la sveglia ai suoi. E questo può essere un segnale in attacco, come è stato un segnale per Pesaro la grande partita fino adesso di Podestà, sia in attacco che in difesa. I primi due punti del match per Carton, dall'altra parte la replica di Will, precisissimo da tre punti, nonostante l'uscita di Morris. Sì, un siluro questo. Si ribalta nuovamente la situazione a 1.40 dalla fine del primo quarto. Myers prova a partire da sinistra, il contatto con Will, tiene la palla viva ma la consegna direttamente in pratica al contropiede Edimes, Kostanic che cerca un assist difficile, si mangia questa occasione Pavia, può continuare comunque nell'attacco, ancora 15 secondi, può sistemare con comodo l'azione. 3 contro 1 però quel contropiede, sì, di Pavia. Ha avuto troppa fretta, Stanic che palla però questa. Qui, grandissima stoppata di Podestà su Bagnoli. Sì, Bagnoli è andato come a portare un cabaret di paste la domenica mattina, però Podestà era lì. Guardate, troppo morbido Bagnoli e arriva il tempo cancelliere. Eccellente di Samuele Podestà. Il cambio per Pesaro con Zukauskas al posto di White. E 4 secondi per l'azione d'attacco Edimes. White per ora non pervenuto. Merito anche, come dicevi, della grande difesa di Ivan Gatto. Gatto che adesso va a tagliare verso la palla. Bagnoli riconsegna a Stanic, deve affrettare i tempi. Ottiene il fallo di Morri. È solito tentativo di Stanic di trasformare un fallo non sul tiro. Vedete. Eccolo il fallo. Stanic comunque la butta là. Ma comunque va bene provarci, insomma. Sacco sta catechizzando Bagnoli, eccolo qua colto dalle telecamere dirette questa sera da Vincenzo Belli. I liberi per Maxi Stanic nei playoff, 12 punti di media partita, 6 assist, 4 recuperi, 4 rimbalzi e l'82% ai liberi. Ha vinto l'anno scorso questo campionato con la maglia di Scappati. Fa 1 su 2 liberi, Podestà taglia fuori bene l'avversario, è comunque più 3 Pavia, stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo quarto, è tornato Fulso in campo al posto di Mori. Myers prova a mettere in movimento X, il buon servizio sotto di X, la conclusione per niente facile di Podestà. Sì, questa era difficile perché aveva le spalle rivolte al canestro e si è evitato bene, ha appoggiato il tabellone. 4 su 4 più 3 rimbalzi per Samuele Podestà, e lui veramente a tenere in piedi l'attacco pesarese. Qui Bagnoli rinuncia all'occasione di tiro, fa giocare la squadra, esce Will a prendere palla, prova ad attaccare Hicks che comunque lo tiene, palla che arriva poi a Bagnoli, la conclusione a buttar via proprio la palla, il contropiede Hicks, Myers si allarga per il tiro da tre punti, lo mette, è il nuovo sorpasso pesarese. Carto Myers incisivo nel migliore dei modi in questo avvio. È stato chirurgico, intanto c'è un tentativo di pressing da parte di Pesaro. Stanic apre per la tripla, la mette Moreau e si accende la sfida in queste battute finali del primo quarto. Sì, sta diventando una bella partita, finalmente Moreau conferma il suo momento straordinario. Finiscono i secondi sul tabellone, ma finiscono con un'altra tripla di Zukauskas, il lituano consente alla Scavolini Spar di chiudere i primi 10 minuti avanti di 2, 22-20. Pesaro che stenta a entrare nel ritmo, trova cose importanti da Podestà e dalla panchina, Myers e Zukauskas, sì, panchina esatto. Si fa per dire, magari averci una panchina rivestita in velluto e broccato e oro. Chiude il primo quarto avanti di 2 tirando con il 62%, 10 su 16 complessivo, perdendo però come vedete 6 palloni. A rimbalzo c'è un certo equilibrio, 10 contro 8, Pavia tira peggio, 7 su 18 vuol dire neanche il 40%, ma ovviamente recupera più palloni. Partita che entra nel vivo in questo finale di primo quarto, soprattutto con le prime mosse delle due panchine e con un certo atteggiamento diverso da parte della Scavolini. Sì, bisogna anche dire che
sicuramente Ramagli può cavare di più dalla sua panchina, mentre invece Sacco deve usare gli uomini che ha soprattutto per far riposare i titolari. Diciamo che l'unico cambio che può utilizzare è Bagnoli, per il resto, date anche le situazioni fisica precaria di Gergati, penso che il numero 10 Pavese sarà usato solamente per dare un po' di riposo a Vil, per dare magari a Maxi Stanic, perché in questa serie dovrà comunque Sacco inventarsi il modo di dare 5 minuti di riposo a partita a Stanic, altrimenti sarà dura arrivare alla fine. 8 punti di Podestà, miglior realizzatore per Pesaro, dall'altra parte Moreau già in doppia cifra, 10 punti senza errori al tiro. Ci sono anche 7 di Vil per Ledimes, dall'altra parte 6 di X, 5 di Myers. Il primo possesso del secondo periodo è per Ledimes con Moreau che fa giocare Gatto, palla sull'altro lato per Stanic, il taglio verso la palla di Bagnoli che poi va a bloccare per il suo playmaker. 10 secondi per l'attacco Ledimes, Bagnoli finta di tiro, poi cerca l'avvicinamento, spalla canestro, gira bene stavolta, buona conclusione per il pareggio Ledimes. Sì, bel gancetto di Bagnoli, anche se Podestà era riuscito a tenerlo lontano da canestro, gliel'ha fatto fare da mezzo metro più lontano di quanto voleva Bagnoli. Sono i primi punti dopo 5 errori per Bagnoli, stavolta il tiro di Myers non prende neanche il ferro, rimessa Ledimes. Beh, qui ha forzato, lo sa, però insomma aveva messo i due tiri precedenti. Qualche problema per X che chiede cambio. È lì davanti alla panchina di Pesaro, zoppica vistosamente, entra White al suo posto. Problemi per il palamense, numero 11 Schiavolini spara. E gioco ancora fermo perché Myers sta sistemando una scarpa. Ecco X che si accomoda in panchina. Sembra quasi una botta alla coscia. Abbiamo detto dell'imbattibilità che dura ormai da due stagioni di Pesaro nei playoff, 13 su 13. Pavia in regular season ha vinto tutte e due le sfide contro la Schiavolini Spar, ha vinto anche qui all'Adriatic Arena. Gatto messo in movimento con palla che però viene buttata via dal ferro. E White subito ad attaccarlo dall'altra parte, sbagliando però la conclusione, rimbalzo proprio nelle mani di Gatto. Secondo me dovrebbe avere un po' più pazienza nell'attacco alla Schiavolini. Qui Stanic non prende però la palla sul taglio Gatto, può andare in contropiede Pesaro. White a sfogare la rabbia con questa schiacciata. Nuovo vantaggio Schiavolini. Non sono un fan del taglio di capelli di Rodney White. Deal, che da quel punto di vista ha risolto molti problemi. Sì, fa muovere Stanic che cerca poi un assist raccolto in qualche modo da Bagnoli, poi butta troppa via roba. La palla Bagnoli, Gatto contro via di Pesaro, tirare. Myers a concluderlo di sinistro, più 4, massimo vantaggio Schiavolini Spar, ed è il time out chiesto da Sacco. Guarda il sorriso di Myers, perché qui la palla stava per beffarlo, c'è stato un po' di contatto lì, va su e rimane un po' corto, non aveva più tanta spinta nelle gambe. Vedi, alla fine la palla si arrampica e va dentro. È stato bravo anche con quel palleggio basso a evitare possibili infrazioni Myers, che comunque sta facendo letteralmente la differenza in queste prime battute, già 7 punti per lui sui 26 totali della sua squadra. Problema per Pavia migliorare un po' le percentuali di tiro. Beh, l'ultimo attacco di Pavia è da dimenticare, un passaggio dietro la schiena di Stanic e un altro passaggio da un metro e mezzo di Bagnoli per il Gatto. Insomma, io credo che un lungo quando è a 2 metri da canestro la cosa migliore che può fare è tirare. Dicevo che Pavia ha vinto tutte e due le sfide in regular season contro Pesaro, erano ovviamente situazioni diverse. Ha vinto qui il 12 novembre, c'era ancora Baxter, con Pavia che ne segnò 22, Ledimes tirò quasi col 50% da 3, una delle 4 sconfitte casalinghe di Pesaro in tutta la stagione. Al ritorno eravamo già a febbraio, c'era già Sacco, 90-84 per Ledimes con 20 punti di Gatto. Gatto che per ora è ancora secco. È entrato in campo Rodrigo Garcia, numero 18 per Ledimes, è ritornato anche Zugu e lui ad attaccare contro Podestà. Cerca lo spazio per la conclusione di destro e Zugu, una pietra, ecco qua, i primi 2 punti di Gatto sul rimbalzo offensivo.
Ma Podestà l'ha studiato bene, lo fa girare dalla parte dove non vuole. È sicuramente meno efficace. Sembra quello proprio dei centri, il problema più grosso in questo momento per Pavia, che comunque è sempre lì a due punti. Qui Fulz appena rientrato in campo per Pesaro, scivola il suo difensore, Fulz va a cercare Podestà, il movimento perfetto di Podestà, non perde un giro, 5 su 5. Lo slalom di Moreau, la finta di passaggio è chiuso però Gatto, perde palla Ledimes, ancora Myers, ancora lui ad appoggiare per il più 6 di Pesaro. Myers che ha difeso tra l'altro benissimo su Moreau, già due palle recuperate per lui e due contropiede in pratica. Qui Garcia non prova ad attaccarlo, fa giocare Gatto. La novità è che Pesaro sta difendendo. E tamponamento tra Gatto e il difensore per Pascotto e fallo, fallo di Myers. Scuote un po' la testa Carton, poi si avvicina a lui Pascotto, tutto a posto in questa occasione, diciamo così. Attacco di Pavia, giocati 3 minuti del secondo periodo con Garcia che fa muovere Will, ma dall'altra parte c'è stato l'intervento falloso di Dzukauskas, che peraltro sì, nei tamponamenti a catena è stato quello che ha avuto la peggio. Sì, si lamenta, dice che il blocco era in movimento, la decisione è andata contro di lui. Avete visto anche il gesto di Ramagli, per niente convinto di questo fischio. La rimessa di Garcia, sono attimi delicati per l'Edimes che li gioca senza Stanic in campo, mentre dall'altra parte ci sarà probabilmente spazio, lo vedete, per Montonati. Gatto si alza per il tiro da tre, appena scheggiato il ferro, rimessa Pesaro con Montonati che dà un po' di respiro a Podestà. Gli applausi per Samuele Podestà, 5 su 5, 4 rimbalzi, un recupero, una stoppata in 14 minuti per il giocatore ligure. Applausi strameritati mentre Giancarlo Sacco gioca con le torri, mette in campo Bagnoli assieme a Zugo. Adesso vediamo, perché potrebbe esserci un problema nel matchup, perché Rodney White chiaramente, se parte lontano da canestro, è molto più veloce di Bagnoli. Intanto qui c'è Fulz che cerca di aprire la difesa, Montonati distribuisce, Dzukauskas risponde al tiro dalla distanza e sta allungando Pesaro. Buon attacco questo di Pesaro, la palla ha girato bene. Più 8. Il palleggio insistito di Moreau e poi l'intervento falloso su di lui. Terzo fallo di squadra per Pesaro e di White. In questo momento però Pavia ha poco attacco, molti palleggi, palla perimetrale, vedremo se riusciranno a dare la palla dentro adesso che hanno due lunghi. Tornerà anche a Postanic tra poco, intanto l'attacco di Pavia con Moreau, Dzukauskas in pressione su di lui, prova a partire Moreau, linea di fondo, buono scarico, la difende bene stavolta Bagnoli. Non era una palla facile quella di Moreau, ma l'ha data bene. 4 minuti giocati, Pesaro più 6, poco fa era più 8, massimo vantaggio. Vediamo questa difesa di Pavia con Fulz che sbaglia il tiro da fuori, rimbalzo lungo però e può gestire ancora il possesso Pesaro con Myers subito ad attaccare, a chiudere di sinistro, conclusione che esce stavolta dopo aver ballato a lungo. Lo sprint di Moreau è già dall'altra parte, la chiusura però di Dzukauskas, chiama palla Garcia, Moreau col palleggio si sistema, 14 secondi per l'attacco Edimes. Ancora Moreau col palleggio, Garcia dall'angolo, da lì può solo provare il tiro e lo sbaglia, ma Zugu prende rimbalzo, Villa smarcato, non prende il primo tiro, cerca la percussione, Garcia, i 3 secondi di Bagnoli, giocata malissima questa seconda opportunità. Sì, anche da Pavia. Perché Villa aveva un tiro liberissimo, non puoi avere meglio di quello e alla fine l'infrazione di 3 secondi sicuramente, insomma... Non so se di Bagnoli o di Zugu. Sì, penso di Bagnoli, insomma... probabilmente non poteva anche non esserci, però ciò non toglie che l'attacco di Pavia sia stato molto brutto. È rientrato Stanic, un po' di riposo proprio per Will e intanto Myers che questi ferri ormai li conosce. Sì, ma qui
finta, il suo marcatore salta e a quel punto lì non è finita. Più 8 nuovamente Pesaro. Zukauskas si incolla all'uomo anche a rischio di commettere fallo come in questa occasione. Sì, però è giusta l'idea di Ramagli di mettere Zukauskas a pressare, a cercare di anticipare prima e contenere poi Monro che nella sfida con Iesi è stato sicuramente il giocatore più importante di Pavia assieme a Stanic. Adesso l'applauso per Myers che lascia il posto a Mori. Buon impatto il suo sulla partita, questo gli chiedeva Ramagli quando arriva dalla panchina e fa la differenza. Al momento è il miglior realizzatore del match, 11 punti segnati. L'attacco Canestro. Da solo, tutto da solo Monro. Ha fatto uno slalom qui Monro. 4 su 5 al tiro per lui. Morri contro Stanic, si allarga White per ricevere, vediamo se prova ad attaccare Bagnoli. Ma dovrebbe buttarsi dentro. E infatti lo fa, da sì, destra, però prende comunque almeno il fallo di Bagnoli. Ma qui è stato non fortunato, secondo me, di più, perché è andato a forzare un tiro. Lo rivediamo, che parte a destra. Bagnoli prima ci prova col braccio destro, ma sì, poi gli viene fischiato questo fallo. È chiaro che noi siamo molto lontani, la decisione dell'arbitro l'avete vista animata da Bagnoli, dice che ha abbassato le braccia. E può andare in lunetta quindi Rodney White, anche lui è arrivato al campionato in corso a Pesaro, accompagnato da una fama di giocatore dotatissimo dal punto di vista del talento, magari non proprio continuo. Di fatto è un rebus difficile da risolvere quando è in giornata per le squadre del campionato di Lega 2. Cioè, quando è in giornata semplicemente non ce n'è, perché è incredibile, può fare qualsiasi cosa sul campo di basket. Un 2 metri e 3 che ha un controllo di palla da guardia. Intanto Stanic si apre la difesa di fronte a lui, sbaglia il tiro, a rimbalzo la spinta di Bagnoli, anzi la trattenuta come mima l'arbitro Aronne. E adesso sono guai seri per Pavia. Secondo fallo per Bagnoli. 4 minuti all'intervallo. Palleggio di White che poi si alza per il tiro, non lo mette. Diciamo che ancora non è in giornata. Sì. Mettiamola così. Stanic la finta, il buon lavoro di Bagnoli che gli crea lo spazio, palla che però torna fuori per l'attacco di Garzia, va a cercare uno dei lunghi, in questo caso è Zugu, non va il tiro, White che però almeno a rimbalzo si fa largo, tira fuori i denti. 3:30 all'intervallo, Montonati ci prova da fuori, non la mette. Poca pazienza per tutte e due le squadre. Eh sì, anche un periodo sì, un po' di in cui tutte e due rifiatano, diciamo così. Stanic prova a giocare su Monro, adesso c'è Montonati su Monro, pronto Zukauskas per l'aiuto, Monro prende il tiro dalla distanza, lo sbaglia e Zugu, Zugu e Bagnoli, un pasticcio là sotto. Sì. Il passaggio non era fantastico di Zugu, Bagnoli d'altra parte non se l'aspettava sicuramente. Decisamente no, pensava che il compagno riaprisse il gioco. Ecco qua la palla buttata dall'Edimes, arrivano i cambi di Sacco. Garzia e Bagnoli in panchina, Basei, primo minuto in campo e rientra anche Will. Ultimi 3 minuti prima dell'intervallo con Mori a giocare contro Stanic. White c'è il buco, lo vede, si butta dentro, di sinistra la conclusione, sfortunato perché esce ora i liberi. L'applauso di sostegno del pubblico per questa iniziativa di Rodney White. È un po' l'anello debole in questo momento della catena di Pesaro. Sai, è chiaro che White è un giocatore che si può sbloccare da un momento all'altro e infilare anche 3-4 canestri in fila, la classe ce l'ha. 7.277 spettatori, Lega 2 che ha già battuto il record dei presenti per la stagione regolare migliorando di un buon 7%, che potrebbe fare altrettanto anche per quanto riguarda i playoff. Solo 28 punti segnati e solo 6 e solo 8 in questo quarto da lei, Edimes, sono veramente pochi. Edimes che adesso prova ad attaccare con
Moreau fa saltare White, ma prende solo lo spigolo. Ma White è però ben oltre i due metri e dà fastidio sul tiro. Moreau ha dovuto forzare. Lo cercano i suoi, vedete Mori come va a cercare. Beh, White che si mangia la conclusione. Buona difesa di Pavia. Basei. E dall'altra parte Zuccu si proietta al canestro a scanso equivoci. Sì, quando riesce a usare la sua mano sinistra la musica cambia. Meno 6 è dimesso, ultimi due minuti, vedete, prima dell'intervallo dovrebbe tornare in campo Podestà, qui inquadrato, l'attacco di difesa rimane smarcato, Montonati non mette il tiro da tre punti, rimbalzo ancora di Peter Zuccu. Stanic per questo contrattacco è dimesso. C'è solissimo Basei, ma non lo vedono. Bill preferisce giocare per linee centrali, poi va a scaricare per Basei che si alza per il tiro, non lo mette, il rimbalzo tranquillo di Montonati. Mori va a tagliare tutto il campo, Zukauskas. No, ma un po' di pazienza, no? Sì, ovviamente è avventata la conclusione. 5 minuti da campetto in una finale. Basei, i tagli non ha compagni facili da servire, alla fine trova Will, sì. Qui si apre la difesa di Pesaro. Tutti a guardare il proprio uomo e Vir che va indisturbato ad appoggiare a canestro. Ed è meno 4 e arriva il time out chiesto da Ramagli con la Scavolini Spalle che in poche battute si è mangiata un vantaggio che è stato in tre occasioni di 8 lunghezze. Pavia non ha fatto niente di trascendentale in questi minuti, però perlomeno insomma, è cercata di stare nel gioco un po' più ordinata. La Scavolini ha preso molti tiri, secondo me affrettati, con i lunghi da tre punti, è vero, erano liberi, però insomma vuoi cercare di fare quello che vuoi tu, non quello che la difesa ti lascia. L'impressione è che la grande differenza, l'abbiamo detto tante volte in questa stagione, per quanto riguarda il rendimento Schiavolini, lo faccia quanto fa nella propria metà campo. Questo è vero, mettici anche il fatto che non c'è Podestà in campo, che sicuramente è stato il migliore e il più continuo dei pesaresi in questa prima parte dell'incontro. Bel colpo d'occhio, 7300 spettatori. È chiaro che qui c'è voglia di Serie A, questo da un paio d'anni a questa parte, dopo le vicissitudini che hanno portato al fallimento della vecchia VL. Più tardi magari ci capiterà di inquadrare anche lo striscione che è arrivato ormai a 40 metri di lunghezza, preparato dagli alunni dell'Istituto Benelli di Pesaro e che ricorda tutte le glorie della VL, a cominciare dallo storico fondatore Agide Fava 1946, per arrivare all'ultimo aggiornamento, il nome di Alfonso Ford, al quale va sempre il pensiero degli sportivi, quelli pesaresi in particolare, e la promozione dalla B1 alla Lega 2. Ultimo minuto con Podestà nuovamente in campo, prova ad attaccare Zuccu, arriva un buon raddoppio di Will e la rimessa sarà Edimes. Sì, qui Podestà ha preso palla un po' troppo lontano da canestro per essere efficace, ha dovuto fare due palleggi e si è andato a infognare sotto il tabellone. Con calma Stanic, Basei fa giocare Will che salta Mori, arresto e tiro da due non va, rimbalzone di Moreau in mezzo a due avversari, riapre a spazio Stanic per il tiro da tre, lo mette, va via, meno uno, parziale 7-0 è dimesso. Pavia è lì con la testa come suo leader Stanic. Si gioca fino in fondo tutte le sue possibilità l'Edimes, ultimi 30 secondi. Risponde un magnifico Myers. Classe. Da due. Guarda Stanic cosa è andato di nuovo. Guarda anche Zuccu che prende rimbalzo offensivo, sì. E quelli pesano a guardare. Adesso vuole l'ultimo tiro del quarto Pavia. Sale Zuccu per un blocco su Moreau, lo va a prendere Fulz e sbaglia tutto Moreau, lamentando un contatto, Mori sulla sirena, non va, finisce 38-35, si va negli spogliatoi con Pesaro avanti di 3, ne ha avuti anche 8 di vantaggio, ma Pavia ha comandato la danza 39, quindi viene dato da 3 il canestro precedente di Myers. Pavia però ha comandato la danza per 12 minuti buoni, altro che gita, altro che stanchezza, quella magari la verificheremo più tardi. L'Edimes è qui per giocarsi fino in fondo tutte le sue carte e con una novità, Sacco ha già mandato dentro 8 dei 10 giocatori a disposizione e Gergati non ha ancora visto il campo. Senz'altro
Sacco pensa che, ed è giusto, deve comunque preservare le forze di qualche giocatore. È la prima volta che vediamo dare riposo a Stanic nella prima parte di partita. Questo, insomma, è un chiaro segno che per Sacco questa sfida andrà per le lunghe. Abbiamo visto le cifre in sovrimpressione prima di dare la linea a Roma per un po' di pubblicità ai tabellini dei singoli. Myers 14 in 9 minuti con 6 su 8 al tiro, che vuoi chiedergli di più? Dall'altra parte 12 per Moreau in 20 minuti con 4 su 8 al tiro, per Pesaro in doppia cifra anche Podestà, 10 punti, 5 su 5, 4 rimbalzi, un recupero e una stoppata in 14 minuti, per Pavia anche 9 punti di Jeremy Ville con 4 su 6 al tiro. Linea Roma per un po' di pubblicità, poi nuovamente qui all'Adriatic Arena di Pesaro. Eccoci nuovamente all'Adriatic Arena, 39-35 per Pesaro su Pavia dopo il primo tempo della finale, gara 1 dei playoff del campionato di Lega 2. Ci ha raggiunto in postazione un ospite, Marco Caprari, lo interroghiamo nella duplice veste di vincitore di questo campionato qualche stagione fa con Cavo Orlando e di ex Scavolini Spal Pesaro. Lo scorso anno ha fatto parte della formazione che ha vinto il campionato di Serie B1 e che tra l'altro ha cominciato anche a costruire, diciamo, questa striscia vincente nei playoff. Primi 20 minuti nel segno di Carlton Myers, il vecchio tra virgolette leone, speriamo non ci senta, aggraffiato. No, il vecchio sicuramente speriamo non vi senta, perché è ancora un giocatore che ha un grosso talento. Sicuramente la condizione fisica è migliorata e quindi si vede che lui gioca veramente un basket di livello superiore e mi sembra che lo stia dimostrando. È stata una bella partita i primi due quarti, spettacolare anche da parte di Pavia, però ho visto Pesaro veramente in condizione concentrata, quindi speriamo che l'esito sia a favore della squadra marchigiana. Ecco, Caprari ovviamente tifa, alla però grande. Diciamo che un passetto indietro rispetto agli altri, ma forse anche due passetti indietro, invece Rodney White forse non è ancora entrato nello spirito battaglia. White. Sì, ha fatto un po' fatica, un paio di contatti non sono stati fischiati e quindi chiaramente la partita, essendo così dura, ha fatto un po' fatica a entrare, ma sicuramente è un giocatore anche lui di talento superiore, quindi chiaramente potrà sicuramente nel proseguo della partita dimostrare tutte le sue qualità e la sua classe. Pavia in campo pochi giorni dopo aver chiuso una sfida che sicuramente ne ha prosciugato le energie, però in questi primi 20 minuti non si è visto, anzi. Conterà, l'aspetto fisico conterà, non so quanto nella prima partita, ma probabilmente conterà in quello che è il proseguo della serie. È chiaro che Pavia ormai è una squadra, la vedo molto collaudata, molto, molto unita, compatta, giocano bene, sarà un avversario ostico e duro, però normalmente le 5 partite esaltano sempre quelle che sono le qualità e la forza di una squadra, quindi speriamo che Peso riesca ad averla meglio. Insomma, è chiaro che sei marchigiano, hai giocato a Pesaro, quindi vuol dire, tipo Scavolini spudoratamente, per chi non l'avesse capito, però vuol dire, è chiaro che la Scavolini è la favorita naturale di questa finale, ma se tu fossi in Pavia che cosa faresti per mettere invece un granellino nell'ingranaggio della Spal Scavolini? Farei quello che stanno facendo loro in questo momento, stanno giocando comunque a viso aperto, una pallacanestro chiaramente di gruppo, giocano insieme molto bene. I due americani sono chiaramente i punti di riferimento di questa squadra, sono due giocatori veramente completi e molto forti, quindi chiaramente Pavia sta facendo la sua partita, come già avevo letto nelle interviste che chiaramente l'allenatore Sacco diceva che loro venivano qua non per essere vittime predestinate, ma bensì per giocarsi la serie, perché se sono arrivati in finale comunque grosso merito va loro e sono sicuramente una squadra ultra competitiva. 7.300 spettatori questa sera a Pesaro, una città che ha fame, voglia di tornare nelle piazze che erano state sue fino a un paio di stagioni fa. Tu sei reduce da un'esperienza in una piazza altrettanto affamata di grande basket, Brindisi. C'è differenza nel giocare di fronte a un pubblico di questo tipo? Sicuramente, Brindisi non è seconda a nessuno, l'hanno dimostrato quest'anno e il rammarico più grosso, la lesione più grossa è sicuramente non averci entrato la Lega 2 per questo pubblico e questa città che è veramente eccezionale per quello che riguarda l'intensità nel seguire la squadra di basket. Pesaro è sempre stato, ora stanno ritrovando quell'entusiasmo, vedo sicuramente un sacco di pubblico, un sacco di gente, quindi questo è sinonimo di attaccamento alla squadra e è sinonimo di voglia veramente di tornare in Serie A, che in realtà è il posto dove veramente Pesaro deve stare.
A proposito dei brindisi di Serie B, ne parliamo non tanto per girare il coltello nella piaga, che è ancora la ferita piuttosto fresca, quella della vostra eliminazione, ma soprattutto per dare i risultati delle finali. Gara 2, Veroli batte Fidenza 78-67, Pistoia batte Osimo 67-59, tra l'altro con parecchi ex pesaresi in campo, 7 punti di Cinciarini junior per Pistoia, 8 di Calbini, 5 di Panichi, 4 di Benevelli per parlare di Osimo. Veroli e Pistoia vanno 2-0 nella serie. Il più grosso rimpianto probabilmente per Brindisi è stato quello di aver dominato la prima fase, averla vinta con un vantaggio importante sulla seconda, e poteva essere anche di più, perché in fondo nel finale avete anche pensato un po' ai playoff, e di ritrovarvi poi con un pugno di mosche in mano. Sì, è chiaro, i playoff sono una bestia nera, l'hanno dimostrato anche quest'anno, tante realtà prima di Brindisi comunque hanno subito questa dura legge. Ricordo Ferrara, Montecanaro, Ragusa negli anni, Rieti, quindi chiaramente è una post season sicuramente difficile, dove è necessario farsi trovare pronti. Veroli onestamente e sportivamente è stata più pronta di noi in quello che è stata la semifinale e ha meritato di passare il turno. Chiaramente il rammarico, ripeto, è fortissimo, perché aver giocato per 6 mesi a quel livello in cui abbiamo giocato noi è veramente un peccato non poter essere saliti. Però, ripeto, è necessario non buttare assolutamente quei 6 mesi che sono stati fatti, capire gli errori e ripartire con più entusiasmo e più voglia di prima. Io direi, non so se un buon amico è d'accordo, non chiediamo un pronostico su Pesaro Pavia a Caprari, a Caprari sarebbe, mi sembra scontato, penso di indovinarlo, non lo dico, infatti, me lo tengo per me. Penso di indovinarlo. Sei stato contento di vedere tra l'altro Ambrosini con la Coppa dei Campioni da simpatizzante milanista? Molto emozionante, hanno raggiunto un trofeo importantissimo e questo ne va dato grande atto al Milan, che è stata sempre una squadra vincente, è sempre in fondo, è sempre lì pronta a lottare per obiettivi importanti, e questo ne ha dato veramente grosso merito. Grazie a voi e in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Micidiale tiratore da 3 punti, esatto, e infatti a Capo d'Orlando fu determinante, perché in una squadra che aveva già parecchie punte comunque non avevano paura di dargli la palla, perché sapevano che sarebbe finita come una cassaforte. Sa cosa farne. Adesso vedremo come inizieranno le squadre in questo terzo quarto. Pavia non sembra stanca, e questo è un dato di fatto. Come si diceva, Sacco ha trovato il modo di dare riposo a Stanic, questo può essere importante nel caso di un finale punto a punto, almeno questo è quello che auspica Pavia. Avere Stanis fresco. Dall'altra parte, nota non positiva ma di più, è la grande serata di Carlton Myers, che controbilancia la serata no finora di Rodney White. Lo sai che nella storia dei confronti fra Pesaro e Pavia, ovviamente considerando le vecchie società, poi ci sono stati cambi di denominazione, cambi societari, però le consideriamo un po' le eredi dei vecchi titoli sportivi, c'è stato addirittura un pareggio. Stavamo nella stagione 53-54, i protagonisti erano Riminucci da una parte e Rosolen dall'altra, 46 pari a Pavia, il famoso campo all'aperto. Sì, Riminucci quando ne avrà fatti almeno 30. Ma anche Rosolen non scherzava, te lo dico io. Era un campo all'aperto dove quando calava la nebbia i maligni dicevano che Pavia mettesse dentro il 6° giocatore, tanto non se ne accorgeva nessuno. Tra l'altro Pavia dovette rinunciare qualche anno dopo al campione di Serie A, perché la federazione non dette l'ok per farla giocare sul campo scoperto. Dal 58 si giocava sui campi coperti, Pavia non l'aveva e dovette rinunciare alla Serie A. Ma adesso torniamo ai giorni nostri, che è meglio. Prima palla del terzo periodo per Pesaro con Mauro Mori, Myers, White, Podestà, Fulz. 3 piccoli quindi, almeno sulla carta, per Pesaro in questo avvio di quarto, con Myers che va subito ad attaccare Villa, arriva la stoppata di Zugu ma tiene viva la palla Myers, poi Stanic più rapido, potrebbe essere diversamente, di Podestà. Stanic che fa quintetto con Moro, Vill, Gatto e Zugu. Il fallo, fallo di Morri probabilmente, ed è così il suo terzo fallo, qui vediamo cosa deciderà di fare Ramagli. Un quarto fallo di Morri potrebbe mettere in difficoltà la Scavolini. Si è speso in difesa Morri, ma è evidente che proprio lì paga le sue condizioni non perfette. L'attacco di Pavia riprende con il palleggio di Stanic, con Ezugu che si avvicina per cercare di creargli spazio. Stanic contro Fulz, cerca di incrociare, di mettere in movimento
Will che si alza per il tiro da tre corto. Tiro molto difficile, questo dopo tre finte da fermo. Fultz cerca White, legge bene la situazione, Moreau ci mette una mano, Stanic apre il contropiede, Will già dall'altra parte, qui ha più spazio. Questo è un buon tiro. Lo mette. Questo è un buon tiro, ha messo la palla per terra, arretramento del difensore, tiro immediato. Jeremy Will sale a 11 punti segnati. Intanto Fultz si muove per Morey, lungo il tiro da tre punti. Lo slalom di Moreau, il fallo a metà campo di Carlton Myers. Moreau compattissimo nel suo palleggio, la palla molto vicina al corpo, Myers allunga una mano e commette fallo. Il secondo per Carlton, inquadratura per l'arbitro Pascotti. Stanic e Gatto per iniziare l'attacco. Edimes si muove per ricevere Moreau, cerca l'anticipo Myers. Beh, gli era andata bene nel secondo quarto, aveva rubato una palla così, qui mette pressione, c'è ovviamente un po' di contatto, ma non dimentichiamoci che questi sono i playoff, quindi qualcosina in più è lecita. È un segnale importante comunque questo atteggiamento anche difensivo di Myers. Stanic mette in movimento Will che bellissimo, si ritrova smarcato movimento per il pareggio di Pavia. Esce dal blocco Will di prima intenzione, buonissimo arresto sinistro-destro e palla che non può far altro che andare dentro. Morey rimane lì, 13 punti personali per Jeremy Will e si sentono adesso i tifosi di Pavia, un momento di sbandamento anche per quelli di Pesaro. Myers gioca bene per Podestà che però si mangia il tiro, sì, ma prende rimbalzo offensivo, Fultz ad attaccare, a spazio. Chiude bene Zugo, deve alzare tanto la parabola. Attenzione al contropiede che c'è. Stanic, Will e Zugo si mangia questa conclusione, è però pronto a prendere rimbalzo offensivo. Cosa ha fatto? L'ha buttata via adesso. Butta via questa palla, la tocca Stanic, può continuare. Ancora 16 secondi per l'attacco Pavia. Stanic va a prendere il fallo di White. Sì, però è sotto shock la Scavolini e devo dire che anche il pubblico è muto, non sta sostenendo come potrebbe fare la squadra in questo momento. Sicuramente Pesaro ne ha bisogno, adesso qualcuno comincia a farsi sentire. Carlo Sacco inquadrato, il momento più delicato comunque per Pesaro, con Stanic in lunetta, Pavia che ha raggiunto la parità dopo 2:15 del terzo periodo e con Pesaro tra l'altro che ha Morey con tre falli, White, Myers e Zukauskas con due. Sì, e in 2 minuti e 20 secondi ha già commesso tre falli di squadra. Vantaggio Pavia, parziale di 6-0 per l'Edimes. Rientra Zukauskas al posto di Fultz. Alza il quintetto, Ramagli. Ma probabilmente questo è anche un quintetto più abituale per Pesaro. White difende in qualche modo la palla, riapre, Morey rinuncia al tiro, alla fine palla recuperata da Zugu. Stanic si difende con questo movimento in palleggio, Gatto poi dà palla nelle mani di Will. Ricordiamo che Pesaro sta giocando praticamente dall'inizio senza Hicks che ha giocato solo il primo quarto. Infatti questo è un grosso problema perché Hicks risolve molte cose. Qui cerca il tabellone ma non lo trova Moreau. Ha sbagliato forse uno dei tiri più facili della serata Moreau. Il palleggio di Myers, non ha spazio, gioca allora su White, la vuole Podestà, cerca l'anticipo Zugu, la tocca. Podestà però si ritrova la strada spianata, fallo di Zugu, canestro non valido. Ah, e Zugu qui aveva anticipato, poi si è fermato e ha lasciato tutto il tempo a Podestà di andare a canestro. Sembra un po' stanco Peter, si vede. Vedete qua anticipano, poi rimane fermo e adesso lì è tardi. Podestà ringrazia, rimessa dal lato lungo del campo, è il primo fallo di squadra di Pavia nel quarto. Morey a giocare con Podestà e poi con Myers, c'è Will su Myers, arriva Zugo ad aiutare, Myers trova il varco giusto. Qui è stata un'anguilla Carlton, non ha dato tempo a Zugo di voltarsi e lo ha punito. 16 punti personali Carlton Myers, qui è Zugu, ma c'era la spinta. C'era una spinta clamorosa di Zukauskas. Ancora Myers ad attaccare Gatto, poi vorrebbe far giocare Zukauskas, palla che resta lì.
E adesso arriva il terzo fallo di Žukauskas. Sì, questo che lo era molto meno di quello che c'è stato in precedenza. La spinta si è vista benissimo. Ecco, era proprio qui, vedete, da dietro la spinta con la mano destra sulla schiena di Zugo. Luca di 3.30 del terzo periodo, situazione di parità, 41 pari, Pavia palla in mano. E Pesaro che ha già due giocatori con tre falli, Mori e Žukauskas. Guarda, è quasi irreale perché si gioca in un silenzio, sembra di essere in chiesa. Qui intanto Moro prende un po' di vantaggio, poi decide di riaprire, ci mette una mano Žukauskas, 8 secondi per il tiro, 8 secondi per l'attacco Edimes. Il cambio per Pesaro con Fulz che rientra al posto di Mori. Ma guarda, questo mi sembra giusto perché Mori era in questo momento era forse un po' in apnea e non riusciva a guidare la squadra come può fare di solito. Bagnoli che è rientrato in campo, prende subito il tiro da fuori, qui lo battezzano, sì, e fanno male. Che ritrova la mano. Queste sono le classiche situazioni in cui l'allenatore dice non tirare, non tirare, bravo. Esce Žukauskas dall'altra parte, Myers, la pressione su di lui di Will, prova a cercare la via centrale Myers, Will, braccia basse, fallo. Le percentuali di tiro in sovrimpressione, avete visto come Pesaro? Tiri da due punti con una percentuale superiore al 60. Pulso ad attaccare Stanic, non trova però l'angolo giusto per la conclusione. Bagnoli rinfrancato dal canestro. Ma non è quello che si chiede a Fulz, credo, in questo momento, quando di far giocare la squadra, a cercare di dare palla a Myers e a White. Stanic per Bagnoli, 5 punti consecutivi. Si è svegliato Bagnoli. Era già successo in gara 5 con Iesi. Prima dell'infortunio Bagnoli aveva costruito il parziale che aveva riportato Pavia in parità. Il time out di Pesaro a 5 e 29 dalla fine del terzo tempo, qui c'è Dordei, numero 20, non l'abbiamo ancora visto in campo. Pesaro che deve affrontare una difficile situazione falli e anche una difficile situazione dei suoi uomini più importanti. Beh, perché chiaro, White finora non si è visto, Morri ha problemi fisici di falli, Myers qui inquadrato, splendido, ma non può cambiare la partita da solo. Poi manca X, non l'abbiamo visto più in campo, dobbiamo pensare che l'infortunio comunque sia più grave del previsto, quindi insomma, rinunciare a X è difficile per la Scavolini, però insomma, diciamo che ancora la bilancia del talento penderebbe dalla parte di Pesaro. Però c'è un'atmosfera strana qui, ecco, adesso si alzano in piedi i tifosi di Pesaro, il tutto palazzetto, e comincia ad applaudire, ma ci sono stati 5-6 minuti di forse di stupore generale per la rimonta di Pavia. Si ricomincia ed è questo il grido che si alza dalla tribuna di Pesaro. Si ricomincia con Fulz che fa giocare Podestà, Podestà contro Bagnoli, gioca ancora con Fulz, 11 secondi per l'attacco di Pesaro, pronto al raddoppio Will, Podestà legge bene il taglio di Žukauskas. Bravissimo Podestà qui, non era facile, era quasi al limite dell'infrazione di passi e ha trovato il compagno. Metà del terzo tempo, Stanic contro Fulz, fa muovere Will che si porta dietro Žukauskas, 10 secondi per il tiro. Eccolo Will che la prende, va ad attaccare White, poi riapre, Bagnoli si alza da due, corto, rimbalzo di Rodney White, l'apertura per Fulz, Myers corre sulla fascia, si alza per il tiro da tre, lungo anche questo, ma Žukauskas consente un altro possesso a Pesaro. White, movimento buono, tiro decisamente no, ma prende rimbalzo offensivo, fa saltare Bagnoli, terzo fallo di Bagnoli. E qui White ha fatto un paio di finte in area, andando a incrociare il braccio di Bagnoli che è un po' poco esperto in queste situazioni. Vedete il suo terzo fallo, andiamo a rivedere l'azione, onestamente non sembra un gran contatto, però da qua si vedrà meglio. Solo per il braccio abbassato, ha abbassato il braccio, probabilmente non l'ha toccato. Mette il primo Rodney White, tra l'altro Pavia appena 9 falli spesi in tutta la partita.
e Pesaro che ritorna lì, meno 1. White 6 punti ma 1 su 6 al tiro. L'attacco di Moreau, gioco fermato da Pascotto perché sulla partenza di Moreau c'è stato l'intervento falloso. Myers. Sì, fallo prima del tiro, sarà rimessa per Pavia. Terzo anche per Myers. Anzi, qui siamo già, sembra strano, siamo già sul bonus. Oltre il bonus Pesaro, un fallo da spendere ancora per l'Edimes. Moreau sbaglia però al primo libero. Più due Pavia. Pulse fa sistemare i suoi, la pressione di Stanic, arriva Podestà a bloccare, Pulse lo cerca nel vivo dell'area avversaria, bravissimo Podestà contro Bagnoli, pareggio. Questo è un gioco d'attacco eseguito bene con grande spaziatura e in mezzo Podestà che ha potuto avere lo spazio per ricevere. 12 punti personali del Podestà, un solo errore al tiro. Qui cerca lo spazio Moreau, trova la stoppata invece, l'apertura di contropiede, non può arrivarci White, palla buttata da Pesaro. Non ci arriva neanche un centometrista a prenderla da quello. Sì, sì. Bellissima gara 1 di finale, grandissimo equilibrio. Ramagli ha buttato la giacca, Pavia lo fa soffrire. E parità. Gatto va ad attaccare White che gli strappa la palla andando direttamente sul pallone. Si allarga Zukauskas, eccolo, trovato da White. C'è Ville in marcatura su di lui, White va a giocare contro Gatto, perde però il contatto, trova le mani di Myers. 10 secondi per il tiro, Podestà, linea di fondo, raddoppiato, palla raccolta da Gatto. Adesso comincia a sentirsi anche la fatica. Stanic gioca su Bagnoli. Fallo. E si coordina per prendere il fallo di Podestà. Ah, giusto, abbassato, è entrato nel cilindro di Bagnoli, Bagnoli era andato su per tirare. Devo dire che questo è un movimento difensivo, Podestà lo fa sempre molto bene, sempre al limite del fallo. Eccolo qua, lo rivediamo. Bagnoli, vedete, questa volta vedete, va in avanti con un po' con i piedi, va a cercare un po' di contatto. Bagnoli era nel suo diritto saltare dritto per tirare. Secondo fallo per Podestà. Bagnoli mette fuori però il primo libero a sua disposizione. Edimes 7 su 10 dalla lunetta fino a questo momento. Buono il secondo per un Edimes che rimette il naso avanti. Adesso è Myers a gestire questo attacco, sale Podestà per creargli lo spazio, vede il buco Myers, si butta, poi riapre Pulse la finta di tiro, poi però non la prende Podestà. È stato un tocco di un difensore. Sì, gli è scivolata un po' la palla nel passarla, poi tocco di Pavia e 9 secondi per cercare Eccolo un tiro. Qua, sì. Tocco di Stanic e poi anche di Bagnoli probabilmente. 9 secondi per tirare. Zukauskas, largo, Myers, problemi di ricezione. Poi continua col palleggio, a 5 secondi, si alza per il tiro da 3 punti, non lo mette. Buon taglia fuori di Pavia. Taglia fuori ideale, no? Quando tutti tagliano fuori uomo e la palla va a finire per terra, c'è il contatto ma c'è anche la palla rubata di Pesaro. Attenzione a White, forza spazio, gioca sull'altro lato per Myers, prova a puntare Stanic, perde la prima occasione di tirare, forza mette in movimento Zukauskas, deve provarci Podestà contro Bagnoli che ha 3 falli, bravo Podestà, è lui a tenere in piedi Pesaro. 7 su 8 al tiro. Il contatto l'abbiamo rivisto, però sembrava più che onesto il tentativo di Myers, lì ci si tocca per forza. 2:15 alla fine del quarto con Ville che gioca sul Gatto, Gatto giro e tiro, lo trova contro White che non si alza. No, sì, era, poi c'era rimasto Myers su di lui, ma ha fatto molto bene da Gatto senza mettere palla per terra. Era Myers, non White. Fatto. Pulsa ad attaccare, trova nuovamente Podestà, stavolta palla che però esce, contropiede tentato da Moreau, va a cercare Will che tiene palla in campo. C'è Will, pronto, si butta Stanic dentro, vediamo. Ci prova Will, ma è chiuso da White, smarcato Bagnoli, rinuncia. Sì, forse dall'angolo si sente più sicuro.
Stanic ad attaccare, di fronte Podestà, gioca a due con Bagnoli, di destro, palla che esce però. L'azione era buona, il tiro un po' meno. Pulso per White, buon raddoppio di Bagnoli, ma altrettanto buono il passaggio di White, Podestà, rimasto libero. White a questo gioco ha già giocato, vedete, testa alta, vede il taglio del compagno, troppo facile. 16 per Podestà, più 1 per Pesaro. Villa ad attaccare Zukauskas, che ha tre falli, Villa si inventa questa rovesciata. Gran canestro in rovesciata con l'effetto appoggiato sul tabellone. Sono 15 personali per Jeremy Villa. Myers gioca subito su Zukauskas, di fisico il lituano, sbaglia però, Bagnoli esce con la palla. Di fisico anche Gatto nella difesa. Moro è già dall'altra parte, salta più in alto di Podestà, ma la palla esce. È rimasto libero White, va ad attaccare Bagnoli, poi arriva da dietro Moro, e fallo il suo. Ma sì, sicuramente è andato in maniera un po' scomposta, sembrava che inizialmente avesse toccato il pallone, poi probabilmente abbassando il braccio è andato sull'uomo. È stanco Moro, secondo me. Noi vediamo, qui White si gira, è andato sì sulla palla, poi dopo in ricaduta si è portato dietro anche il braccio di White. Esce Myers, White in lunetta, 36 secondi alla fine del terzo periodo. Fuori anche il libero di White. Due errori consecutivi. La mimica di alcuni spettatori è più eloquente di qualsiasi commento. Vil si alza, mette il tiro da tre punti. Letale questo contropiede. Anche perché non potrà tenere palla fino alla scadere dei 24. Pesaro rimarrà comunque un paio di secondi. Vedremo cosa deciderà di fare Morri. Morri che è rientrato in campo al posto di Myers, sfrutta il lavoro di Podestà per ottenere quantomeno il fallo di Stanic. Questi saranno liberi. Questo vuol dire che comunque Pavia avrà l'ultimo tiro del quarto, quindi una scelta secondo me anche intelligente quella di Stanic. Intanto Sacco toglie dal campo Bagnoli, rimanda dentro Zugu per gli eventuali rimbalzi, dentro anche Rodrigo Garcia. E riposa proprio Moreau, che così avrà, diciamo, tre minuti buoni per riprendere il fiato, considerato anche l'intervallo. C'è Stanic che sta dicendo qualcosa a Sacco, alzando più volte la mano e dicendo tre. Staremo a vedere. Intanto i liberi di Morri vanno a segno, con Pesaro che ritorna a meno 2. E l'ultimo tiro per Pavia, con Stanic pressato da Fulz che sbatte poi contro il Zubu. Stanic si alza, mette la tripla del più 5 per l'Edimes. Ci prova poi alla fine White, prende il tabellone, ma attenzione perché l'Edimes ha ribaltato la situazione, ha costretto Pesaro a segnare appena 14 punti, segnandone 23. E adesso affronta l'ultimo periodo avanti di 5 lunghezze, che per come è andata la partita sono tante e sono poche. Guarda, Pesaro, lo sappiamo tutti, ha la possibilità di ribaltare questa partita in un minuto, però Pavia, signori, sta facendo una partita di un'intelligenza tattica unica. Sacco sta gestendo bene i propri uomini, sta sfruttando il fatto che le rotazioni di Pesaro si sono improvvisamente accorciate. Il problema di falli di Morri, che anche questo conta sulla partita, perché tre falli del regista riminese sono qualcosa di cui deve tenere conto la panchina di Pesaro. Myers è stato importantissimo per Pesaro, ma bisognerà vedere quanta benzina ha ancora. Sicuramente la voglia ce l'ha, è tanta, l'ha dimostrata, l'aggressività, però non è in ottime condizioni fisiche e lo sappiamo. Rodney White per ora un paio di passaggi, due o tre rimbalzi, ma per il resto non si è visto. Dovrebbe essere lui a fare la differenza. Io credo che Podestà, più di quello che ha fatto in questa partita, non gli si possa chiedere. 16 punti per lui con 8 rimbalzi, parliamo ovviamente di Podestà. Pesaro anche 16 da Myers in 18 minuti con 7 su 12 al tiro. Situazione falli per i padroni di casa con Morri, Myers, Zukauskas, tre personali a testa. Sta meglio dal punto di vista dei falli commessi Pavia, c'è solo Bagnoli con 3. Bagnoli che ha segnato 10 punti,
Migliori realizzatori Edimes sono Will con 18 e Morrow con 13. Pavia che tira complessivamente con poco più del 40%, ma da battaglia sotto i tabelloni, 30 rimbalzi contro 27 per i Lombardi. Pesaro tira leggermente meglio, il 45%, ma anche 13 palle perse contro le 8 dei Lombardi. Si ricomincia, primo possesso del quarto periodo per Pavia, e la novità di Pesaro è Tomassini, numero 7, a guardia di Stanic, che qui gli sfugge, poi da palla a Zugu, il taglio di Ville che si alza e la mette da 2, più 7, massimo Ville vantaggio Pavia. Ha fatto un paio di canestri con il taglio in mezzo all'area, ricezione e tiro immediato, pazzeschi. Gioca nuovamente con tre piccoli Pesaro, Morri, Pulse, Tomassini, tutti e tre insieme. Qui la finta di Tomassini, poi si butta dentro, ha chiuso il palleggio, deve giocare con Podestà, 7 secondi per il tiro, ci deve provare Podestà, non lo trova, rimbalzo che alla fine è nelle mani di Stanic. È un quintetto rischioso questo per Pesaro, qui c'è la spinta di Podestà su Ezzugu. Ezzugu aveva buona posizione anche se era dalla parte destra, quindi probabilmente lì avrebbe potuto lasciare arrivare la palla Podestà, però sai, l'istinto è quello, se puoi anticipare ci provi, lo fai. Subito Myers dentro al posto di Tomassini dopo 42 secondi del quarto periodo. Ma non lo so, probabilmente Myers doveva sistemare una scarpa. Stanic fa giocare Bill che si alza, rilascio rapidissimo. No, non è caldo, è bollente. Jeremy Bill sta costruendo un fossato che è difficile poi da colmare per Pesaro. Più 10 Bill, 23 personali. Mori gioca su Fulz, Podestà. Nuovamente fuori per Mori, poi l'anticipo di Ezzugu. Stanic tiene il possesso per Pavia. Riesce a sfuggire a Fulz, c'è il taglio, difende la palla e Zugu col palleggio, poi viene fermato fallosamente. È un momento delicatissimo per Pesaro. Assolutamente delicato, a terra White. Qui la palla forse sì, era per Zugu, la stoppa di ginocchio e poi va a subire il fallo. Quarto fallo per Podestà. Gioco fermo, time out per Pesaro, giocati 1 e 19 del quarto periodo. Tra l'altro Pesaro già due falli commessi, 0 Pavia, che da questo punto di vista si sta gestendo in maniera encomiabile. Situazione falli, Jeremy Ville, l'avevamo detto in apertura, un altro decisamente rispetto a quello che aveva giocato per qualche mese con Novara. Qui adesso prende letteralmente per mano la squadra. Soprattutto è un terminale micidiale, perché spesso senza neanche mettere la palla a terra esce dai blocchi e ha sparato 2 tiri da 2 e una tripla dall'angolo, che sono praticamente quelli che hanno fatto il break. Si torna in campo con Zukauskas dentro per Pesaro, che rinuncia a Podestà. Sicuramente Zukauskas può marcare tutti dal numero 1 al numero 4. Intanto Ezzugu mette un libero a suo modo, questa è una notizia. Ha una soluzione questo quintetto che Pesaro adottò già in un'altra partita che abbiamo trasmesso, quella contro Casale, però lì c'era anche X in campo. E intanto Pavia vola al massimo vantaggio, più 12, parziale di 10-0 a cavallo fra i due quarti. Fulz va a ribaltare, Morri, Stanic, pressione su Morri, arriva Myers, si alza per il tiro da 3 punti, lo mette, primi punti di Pesaro nel quarto. Ed è un canestro che conta, non tanto per il fatto che sia da 3, ma perché Pesaro fa vedere che c'è. E adesso vediamo se c'è anche nella sua metà campo. Stanic per l'attacco di Pavia, il taglio di Ezzugu dietro la difesa, ma c'è l'intervento, l'uscita fallosa di Fulz. Ma guarda, qui Stanic aveva fatto un errore secondo me, o perlomeno una mezza stupidaggine, si era buttato in mezzo alla difesa senza poi sapere bene cosa fare, un palleggio dietro alla schiena di troppo e poi la palla che secondo me viene persa. Eh sì, però insomma
diciamo che questa è andata a favore di Pavia. Ecco, se non vuoi qualcuno con la palla in mano in questo momento è Vir. Intanto 10 secondi per l'attacco Edimes, Kostanić che mette in movimento Ezugu, la stoppata di White, ma palla che ricade nelle mani dell'inglese. Sì, è chiaro che ci vuole, c'è un po' di fortuna, però bisogna esserci lì. Ezugu la ripresa e l'ha rimessa dentro. Protagonista in questa frazione. Per lui 8 punti e 9 rimbalzi. E anche un fallo adesso, il secondo della sua partita. 7:34 alla fine, Sacco salta sulla panchina di Pavia. Questa è una partita piena di significati particolari per lui, anche se è soltanto la prima di questa sfida. Sì, secondo me ha talmente tanta pressione dentro che non riesce neanche a muoversi. È seduto, si è alzato solo due volte in tutto l'incontro. Tanto Mori mette il primo libero per Pesaro. Tutto questo Pavia è sopra di 9 punti ed è riuscita a dare molto riposo a Monroe che è ancora in panchina. Gatto nuovamente per Bill, blocco di Ezugu, Bill due palleggi, il tiro micidiale, non lo fermano. Sono 25 per lui, 11 su 14 al tiro. Dall'altra parte White, un lampo, ma c'è un lampo anche di Ezugu. Sì, ma è andato anche qui morbido a tirare White, come se stesse facendo riscaldamento. Guardate, qui cambia di mano, va col destro, gliela mette praticamente in bocca e Ezugu ringrazia. E torna in campo Podestà, riposa White. Ancora lunghissima, 7 minuti a spiccioli. Mori fa giocare Dzukauskas che va a sfondare. Era lì pronto Stanic, specialista, coraggioso anche, sì, in questo frangente. Diciamo che il coraggio di Stanic è inversamente proporzionale alla sua altezza. Quarto fallo di Dzukauskas. E bonus raggiunto da Pesaro a 7 minuti dalla fine, con Pavia che invece ha ancora 3 falli da spendere. Stanic gioca sul gatto, palla sull'altro lato, Dzukauskas in marcatura su Bill che distribuisce Ezugu, se la sente dappertutto. Diciamo che questo sarebbe stato veramente troppo. Non prende neanche il ferro, palla recuperata da Pesaro. Però sai, quando Ezugu ti fa tutto quello che ha fatto in campo stasera, puoi anche concederglielo che prenda un tiro così, magari poi... chissà, magari ne mette anche uno. Intanto 10 minuti buoni di riposo per Moro, pronto a tornare in campo. Fulz l'assist, Podestà il più puntuale di tutti in attacco. Pesaro meno 9. Stanic l'assist e poi Ezugu stoppato ma fallosamente. È il quinto di Dzukauskas, decisione pesante questa. Sì, perché anche la stoppata non era stata di Dzukauskas, era stata penso di Podestà e poi c'è stato l'intervento di Dzukauskas contemporaneo. Proviamo a vederla, intanto c'è un po' di agitazione lì in curva. Gioco fermo, quinto fallo di Dzukauskas, rivediamo qui la stoppata prima di Podestà. Però non c'è dubbio che il fallo ci sia. Guarda, Dzukauskas arriva e lo prende in faccia. Mi sembra destro. Che non ci sia proprio argomento per contestare. Fuori il lituano. Chiude con 7 punti segnati, 3 su 5 al tiro. Un rimbalzo, una palla persa in 19 minuti. Pesaro sconta molto adesso il fatto di non poter schierare X, che dopo il primo quarto non si è più visto. Questa sicuramente è la cosa importante che Pesaro deve vedere, intanto di recuperare per la prossima partita, però ce n'è una qui che i marchigiani devono sicuramente provare a vincere, perché sono ancora 6 minuti, c'è tutto il tempo, però c'è anche una Pavia in campo che sta giocando una pallacanestro semplice ma molto redditizia e in alcuni momenti anche spettacolare. Sì. E Zugo in lunetta.
e mette il suo mattoncino anche stavolta. Sì, questa l'ha tirato con l'attacco questo, perché si è fermata sulla piastra del ferro e è andata dentro. Però da modesto scarpone del basket quale ero, io mi sento di applaudire un giocatore che è salito dal 30% del regular season al 48% dei playoff. Beh, vuol dire che quando conta, conta. Morri, Podestà va a smarcarsi, si alza White, corto, Podestà, rimbalzone, riapre, Myers da tre. Guarda. Myers e Podestà tengono questa squadra. Sì, se Pesaro riesce a rimettere in piedi questa partita, deve fare un monumento a questi due giocatori, a Podestà e a Myers, perché sta facendo veramente di tutto. Qui Moreau fermato però fallosamente. Fallo probabilmente proprio di Podestà, vediamo. Sì, fallo di Podestà, ma ha abbassato il braccio. Quinto fallo questo... di Samuele Podestà. Notizia molto brutta per Pesaro, eccolo qua. Ecco, ha abbassato il braccio sinistro alla fine. Che dire? Ci ha provato generosamente, ma insomma fallo che forse poteva anche evitare. Esce dal campo, 18 punti in 28 minuti, 9 su 12 al tiro, 9 rimbalzi. Un recupero, un assist, una stoppata. E intanto Pavia torna a più 9. E adesso, come vedete, siamo a 5.45 dalla fine. Mori gioca subito su Myers, è tornato in campo Montonati al posto di Podestà. Myers prova a spaccare la difesa. White con una mano sola, non la tiene. Palla nuovamente nelle mani di Myers, deve provarci lui. Smarca Montonati per il tiro da 3 punti che va. Breia Montonati, meno 6. È appena arrivato dalla panchina. Compagno del Caprari che avete visto nell'intervallo qui con noi, nella Capo d'Orlando che vinse il campionato di Lega 2, risponde Gatto dall'altra parte. Sull'ennesimo assist di Stanic. È il quarto della partita di Stanic. Mori fa giocare Myers. Montonati, sacrificio per Myers che si sposta col palleggio, vede il buco, si butta dentro, il fallo su di lui di Stanic. Beh, ormai Maia stava andando dentro sul palleggio, ha provato a rubargli palla Maxi Stanic commettendo fallo. Lo rivediamo, eccolo qua. Sì, mano e palla, comunque è una decisione che si sta. Terzo personale, secondo di squadra Edimes, quando siamo oltre la metà del quarto periodo. Pavia avanti di 8 e Pesaro che deve rinunciare a Podestà e Zukauskas fuori per falli, Hicks infortunato. Edimes che accarezza veramente l'idea del colpaccio. Fulz si difende dall'anticipo, White stavolta fa le cose per bene. Pesaro è comunque sempre lì, meno 6, incollata. Sai, se White comincia a giocare la partita cambia. Moreau contro Myers, vuole andare sulla linea di fondo e ci va. Gli crea lo spazio Gatto, poi riapre per Bill. Bill ad attaccare White. Stanic un controllo non facile, poi alza la parabola, sbaglia e Zubu rimbalzo offensivo, passi. Palla che torna a Pesaro ed è un possesso delicatissimo per i padroni di casa. Sì, qui la decisione arbitrale dobbiamo spiegarla, perché è vero che c'è stato un contatto, ma è stato considerato prima l'infrazione di passi e dopo il contatto. Vediamo. Ecco qua l'imbalzo di Zubu. Qui l'intervento di Mori. Tra l'altro era sulla palla. I piedi non si vedono. Stiamo con la decisione arbitrale. Fulz contro Will, poi va a cercare Mori che si alza per il tiro da 3 punti, corto, rimbalzo direttamente nelle mani di Stanic che prova a fare contropiede da solo, va fino in fondo Stanic, palla che esce, a rimbalzo c'è White. White è già di là, se ne accorge, va fino in fondo, non mette neanche questa. E rischiando anche un po'. Sì, qualcosa c'era, c'è stato un contatto. Siamo sfortunata da una parte Pavia a sbagliare il canestro sotto con Stanic, da questa parte altrettanto Pesaro. Oh, il buon errore. Anticipo di Myers, ma il passaggio di Gatto era un po' tefonato, arriva White a schiacciare su Gatto riportando a meno 4 Pesaro. Sì. Fiammata Scavolini, no. Time out Edimes. La schiacciata di White è stata pazzesca, c'era davanti Gatto che è 2 metri e 5. Questa è stata l'azione precedente dove
probabilmente qualche cosa c'era. Eccola qui. Qua, Maiez il contropiede, arriva White. E qui White riesce soprattutto a trasformare un'energia che lo portava in avanti in un'energia che lo porta in alto. Sì, infatti non ha sfondato, è andato proprio in alto, si è bloccato, è andato in verticale benissimo. E Pesaro è lì a 4 punti, 3-43 alla fine. Bellissimo finale di gara 1. Pavia ha anche 12 punti di vantaggio. Pesaro sta tentando il riaggancio, il rientro. I suoi tifosi si sentono, quelli di Pavia non hanno mai smesso di incitare la squadra. Bel finale veramente. Il pallacanestro è uno sport strano, perché Pavia era avanti di 10-12 punti. Con in campo un panchinaro Garcia che ha giocato pochissimo, poi dici beh adesso lo tolgo, metto dentro uno che fino adesso mi ha fatto di tutto, che è Moreau, e Pesaro recupera, e soprattutto Moreau non riesce a dare, a parte un paio di liberi, quel contributo che gli abbiamo visto dare già in tutta la serie precedente, ma anche in questi primi tre quarti di partita. Probabilmente è il riposo che gli fa male. Tutti in piedi all'Adriatic Arena. Bellissimo spettacolo di pubblico e gran finale, 3:30 alla fine. Moreau per l'attacco di Pavia, il Zucco a lavorare per lui, si alza per il tiro, Moreau lungo, rimbalzo che piove nelle mani di White, tensione in tribuna. Myers cambia passo, il fallo di Moreau su di lui, liberi per Carlton Myers. Comunque vada questa partita, la finale ritrova un protagonista, Carlton Myers. Complimenti a lui. Carlton, linea di fondo imperiale. Poi l'intervento che da dietro è quasi sempre falloso di Moreau, però insomma forse qualche leggero dubbio. Mette il primo Carlton Myers. Pesaro a meno 2, Myers a 24. E adesso è Bolgia vera. Si alza Villa da lontanissimo, corto e Zugu, due rimbalzi offensivi consecutivi, poi alla fine la rimessa è per Pesaro. Decisione non facile, Pascotto era lì a un centimetro. Sì, difficile capire cosa è successo. Noi vediamo, qui l'errore di Villa, non tocca neanche il ferro, e Zucco, primo rimbalzo, non va, secondo tentativo di Tapin, non va, terzo tentativo, poi Montonati e Moreau, l'ultimo tocco probabilmente di Moreau. Bisogna vedere se Montonati stava dentro il campo o fuori, però sì, questo l'ultimo tocco sembra di Moreau. Difficile da giudicare, da qui impossibile. Myers ancora, non c'è aiuto difensivo e parità per Pesaro. E adesso è sotto shock Pavia, fulminata da due soluzioni di Myers. Sono sembrate facilissime, fatte da lui ovviamente. Gatto cerca la coordinazione, Morri lo tiene, non si sente di provarci Gatto. Stanic riapre ancora per Gatto che fa saltare Myers, non mette il tiro da fuori, rimbalzo Morri, Pesaro con la palla del sorpasso a 2:18 dalla fine. Inciso, quelli che avete visto inquadrati prima in tribuna sono i massimi dirigenti di Pesaro. Morri, fallo di Stanic, canestro valido di Morri. Pezzo di bravura di Morri questo, perché agganciato da Stanic sul braccio sinistro ha fatto un gioco di prestigio, con una mano sola ha messo la palla dentro. Andiamola a rivedere perché merita. Eccolo qua, Morri non in condizioni perfette, ha pagato, vedete, ha pagato tutto questo nella prima parte del match. Qui ha trovato la fiammata e con un parziale di 10-0 aperto per Pesaro arriva il time out chiesto da Pavia a 2 minuti e 6 secondi dal termine. Bolgia autentica, lo vedete. Pavia che si è spenta improvvisamente, trovando soluzioni anche abbastanza inusuali, tiri che non hanno toccato il ferro, uno di Moreau e uno di Ville. Insomma, sicuramente non è una questione di energie, perché Moreau si è riposato molto, come mai gli era capitato in questi playoff. Chissà, adesso vedremo se Giancarlo Sacco riuscirà a dare la scossa giusta alla sua squadra. E comunque Pesaro ha trovato
il collegamento con l'elettricità. Ha trovato nel momento in cui sono venuti a mancare Žukauskas, ma soprattutto Podestà. Ha trovato Myers. È importante anche un canestro di Montonati da tre, appena entrato. Ma è importante tutto. White che ha cominciato a fare un paio di cose, contropiede. Sacco, la sua squadra vicina all'impresa, adesso è molto più difficile. E Pesaro sembra aver preso il controllo della situazione, più tre con libero di Mori. Dentro Bagnoli al posto di Ezzugu. Stanic gioca contro Fulz, si stacca Montonati ad aiutare, Stanic trova Bagnoli per il canestro del meno uno. Ancora molto lunga, 1,50 alla fine. Fulz gioca contro Will, White lì prova a chiamare palla, Fulz gioca invece sull'altro lato per Mori, ecco Montonati, spalla a canestro, 10 secondi per l'attacco di Pesaro. Mori raddoppiato, da passi, palla Montonati, passi. Sull'arresto. Passi di Montonati e palla che torna a Pavia, 1,36 alla fine. Lo rivediamo, Mori qui, Montonati. Con la palla da fermo ha voluto fare l'arresto. Stanic si alza lui per il tiro, non va, ma fallo. C'è stato il fallo in precedenza, fallo di Fulz. Fallo sul tiro da tre. Questi saranno tre tiri per Stanic. 1,26 alla fine, lo rivediamo. Qui si alza Stanic, arriva il fallo di Fulz, quando la palla era già partita. Ma il regolamento è chiaro. È andata anche bene a Pesaro perché Stanic stava per metterlo. Deve essere un gioco da 4. Mette il primo Stanic, 14 su 18 Pavia ai liberi. Buono anche il secondo. Ne ha un altro. E intanto Edimes nuovamente avanti. Le due squadre sono già in bonus. Fuori invece il terzo. Più uno Pavia. Pesaro palla in mano. Momenti veramente palpitanti, bellissimi. Mori gioca su Myers, la finta, poi la palla che arriva a White, una fiammata di White, il fallo di Gatto, canestro valido. Tutta Pavia a circondare l'arbitro Barni. Ma canestro valido e tiro libero per Rodney White. Gatto ha fatto finora un lavoro egregio su White, rivediamo. Qui arriva il fallo. E qui arriva anche il libero di White, gioco da tre punti per il più due di Pesaro. Entriamo nell'ultimo minuto, Costanic che sprinta, ha spazio, viene stoppato ma fallosamente da Montonati. Probabilmente con il braccio sinistro Montonati lo spinge un po' e poi... Un braccio che non si vede, sì, da questa inquadratura. Liberi ancora per Stanic a un minuto esatto dalla fine. Che partita. Stanic mette il primo e va a 12 punti segnati. 7 su 9 dalla lunetta per il regista di Pavia e parità a quota 80. Mori contro Stanic, White viene a prendere palla, deve fare qualcosa White, gioca su Myers, 10 secondi per il tiro, Montonati cerca Mori, spalla a canestro, bravissimo Mori. C'è la sua specialità, giocare contro un play piccolo, più piccolo di lui. Ancora almeno un paio di possessi, il primo tocca a Pavia, ancora con Stanic, esce White adesso su di lui, il lob sul cambio difensivo, no. Bagnoli si mangia il pareggio, Bagnoli si mangia il pareggio, Pesaro non può arrivare fino in fondo, ma può lasciare pochissimi secondi ad un'eventuale replica di Pavia, può chiudere soprattutto il match se segna. White, Myers verso la palla, marcato da Moreau, a 7 secondi Pesaro, esce ad aiutare Bagnoli, palla persa da Myers, contropiede, Stanic lo spinge,
si allarga per tirare, Moreau da tre punti, la mette, è vantaggio di Pavia, tre secondi dal termine, ci prova Maier, c'è lo scadere, non va, Pavia vince all'Adriatic Arena, è 1-0 nella serie di finale, quello che non ti aspetti succede, tutti i giocatori a cominciare da Moreau sotto la curva dove sono i tifosi di casa, clamoroso epilogo, di una bellissima partita. Partita straordinaria, ma la freddezza di Stanic, erano 3 contro 1 in contropiede, hanno deciso freddamente di tirare da 3 per vincere la partita. Qui la palla persa di... Guarda, Stanic, eccolo il contropiede. Vedete, c'è il contropiede, potevano andare a tirare da sotto con Bagnoli, la scelta è tiriamo da 3. Ed è stata la scelta giusta, è arrivato il canestro di Moreau, proprio quello che aveva più stentato a rientrare in partita dopo la permanenza in panchina. Pavia va 1-0 nella serie, si rigioca qui all'Adriatic Arena fra 48 ore. Gatto, Gatto, Gatto! Una battuta con Ivan Gatto su questo colpo esterno, Edimes, serie che si mette nel migliore dei modi. La chiave è crederci sempre anche nei momenti più delicati, mi permetto di aggiungere anche il lavoro difensivo personalmente su White. Grazie, infatti noi è la difesa che fa la differenza, siamo una squadra solida, da questo punto di vista ci siamo migliorati tantissimo, anche in questa finale penso si sia visto, anche se il nostro attacco non gira nei migliori dei modi e poi magari facciamo fatica ad attaccare con continuità, però abbiamo un punto di riferimento che è comunque sempre la nostra difesa. Sì, Ivan, è vero la difesa, sì. Ma lo sai che siete pazzi, vero? Sì, sì. Lo sai quell'ultima azione, 3 sì. contro 1 in contropiede, prevedibile. Avete scelto di tirare da 3 e avete vinto la partita così. Sì, grandissimo Moreau che comunque ha carattere, ha avuto personalità per prendersi quel tiro e l'abbiamo portato a casa senza veramente crederci. E sono vittorie che poi cancellano anche la stanchezza, no? Sì, di sicuro. Noi stiamo viaggiando sull'onda dell'entusiasmo da un bel po'. La serie con Iesi è stata lunghissima e adesso pensiamo subito a gara 2 e poi andiamo a Pavia. Grazie Gatto. Grazie e complimenti. Finisce 83-82 per Pavia che va 1-0 nella serie. Noi ci rivediamo tra 48 ore qui all'Adriatic Arena, appuntamento alle ore 20. Non perdetevelo, in quell'occasione ci saranno le premiazioni del miglior allenatore e del miglior giocatore della regular season di Lega 2. Si chiude, non prima di aver ricordato che il miglior realizzatore della serata è stato comunque Carlton Myers, 26 punti in 27 minuti per Pesaro, ma Pavia ha ribaltato il pronostico prima di tutto e la situazione nel finale con i 25 punti di Ville e i 18 di Moreau. È tutto da Pesaro, linea Roma.